crostatine di pasta frolla, quelle fatte a biscotteria per la colazione la mattina. Allora, noi prendiamo la pasta frolla che già sappiamo fare, o se no la vedete sul link sopra, cliccate lì sopra e ci sono io che vi ho portato la pasta frolla. Allora, la allunghiamo con lo stendardello, vedete? Non molto alta, meno di mezzo centimetro, meno. Allora, con lo stampino tondo andiamo a mettere nella diella. Questi li possono fare di tutti i gusti, sia all'albicocca, alle more, al cioccolato. Adesso noi la faremo con la marmellata di albicocche, poi con il sac à poche mettiamo il puntino di marmellata. Adesso per farvi vedere come si fa, poi con la rodellina si tagliano delle strisciette di pasta frolla e facciamo una croce così. Vedete? C'è chi mette anche questo bucato sopra, però dopo diventa troppo pesantino, diciamo. Poi dopo le inforniamo e faccio vedere come vengono. Ah, le crostatine vanno infornate come tutti gli altri biscotti, sui 170-180 gradi per 10 minuti, 12, tanto poi li vedete sempre dal colore. Poi come escono dal forno vi faccio vedere come vengono. Allora, queste sono le crostatine uscite dal forno, le abbiamo fatte con la marmellata di mora e con la marmellata di albicocca. Adesso per finirle o ci passiamo la gelatina, che con la gelatina è vero che vengono forse un po' più carine, lucide, però poi siccome vanno nei piatti messa una sopra l'altro c'è pericolo che si attaccano. Invece io qui al negozio vi do una spolveratina di zucchero a velo, così le posso sormontare come voglio. Se invece voi le fate a casa, poche da presentare, con la gelatina gli passate sopra col pennello, vengono belle lucide. Invece così è un altro tipo, spolverate. Queste per la colazione o per l'ora del tè è il massimo. Ecco.